Non riesco. Non c'è. Che non c'è. Ma inshallah, io non lo so se che interpreto, ma non so interpretare, perché io interpreto, no, ragazzi, vogliamo tutti quattro sempre, ma no, al prossimo consiglio che approviamo il regolamento aspettiamo la risposta del prefetto, possiamo aspettare 10, ma c'è un regolamento interno anche del ma siamo in Italia, non stiamo nel Congo, siamo in Italia. Allora voi siete, voi siete rispondere al prefetto. Allora, voi sapete, voi avete già avuto una risposta del prefetto, ci aspettiamo, non è che non vogliamo essere ripresi, vogliamo un regolamento che disciplina le prese. Ma allora, nella mora, aspettiamo, aspettiamo la risposta del prefetto, approviamo un regolamento, poi 10 telecamere. Non vedo il perché questo comportamento della parte vostra. Questo comportamento, come noi abbiamo parlato calza alla mano, legge alla mano. La condizione di questi portali è legge alla mano. Io non per quelle che abbiamo portato a noi. Non sono attiva. No, non vuole essere preso, perché i lavori, guarda, abbiamo interrotto i lavori, Marcello, quindi non più va di essere ripreso, abbiamo un segretario in cui è terminata, gentilmente. Quando i consiglieri ci diranno che no, se in attesa di una risposta del prefetto, interrompiamo i lavori, aspettiamo la risposta del prefetto e poi chiedi la sospensione dei lavori. Ma parlo in che lingua parlo? Marizio, interrompiamo i lavori della commissione in attesa, sospendiamo. Come meglio così sospendiamo i lavori della commissione in attesa una risposta. Va bene, così ho parlato, posso intervenire? Prego, se c'è poi qualcun altro. No, scusate, se sono interrotti, sono interrotti. Sta scrivendo, dai, ma pure tu, dai. Stiamo aspettando anche però aggiungiamo anche la nostra lettera, non so presente se è già aggiunta. Posso parlare? Posso parlare, Presidente? Allora, tanto non devo dire. Scusate, Presidente, posso? No, io ti sospesa la seduta. Possono votare i componenti della commissione sulla proposta di sospensione dei lavori. Poi c'è un'altra cosa che ha detto il consigliere Grasso, che ha detto sospendiamo e aggiorniamoci. Sì. Allora, possiamo votare su questa proposta supplettiva? Visto che siamo tutti d'accordo per avere sede giusta, per avere un regolamento, perché pare che qua stiamo facendo delle riunioni massoniche, se poi i consiglieri di maggioranza si oppongono alle videoregistrazioni, non è vero niente, nel senso che tutti vogliamo che venga portato a conoscenza dei cittadini e delle persone, mi faccia terminare ingegnere per cortesia, quello che viene fatto nella pubblica assise, in consiglio comunale, nelle commissioni, non c'è nessun problema. Però vorremmo solamente che questo si svolgesse secondo il vivere civile di un regolamento. Credo che questo vada bene pure a voi. Allora, aggiorniamoci. Se riusciamo in settimana a vederci di nuovo come commissione, ad elaborare e poi ad organizzare un consiglio comunale straordinario per approvare il regolamento, a noi va bene. Se voi invece noi vogliamo venire e fare provocazioni,
comunicazione senza nessuna utilità, ma un discorso. Io ti ritengo una persona molto intelligente, quindi hai capito che voglio andare al di là delle provocazioni, delle cose, eccetera. Il problema non è non voler essere ripresi o non voler far trapelare quello che viene fatto in pubblica assist. Il discorso che il garante dice una cosa: in assenza di regolamento chiunque può entrare, videoregistrare, a condizione che chi videoregistra, come sta facendo Cosimo in questo momento, dica ai presenti: attenzione, io sto videoregistrando, attenzione avvocato Grasso che la sua videoregistrazione io la diffonderò per questi motivi. Sono state fatte le comunicazioni. Attenzione, attenzione. Nel momento in cui il consigliere, l'avvocato, l'ingegnere o chi per lui, Mariolina, la segretaria, eccetera, dice io non voglio essere ripresa, la legge dice tu non mi video riprendi, puoi mandare su YouTube tutto quello che sta dicendo l'avvocato Grasso. Però se voi volete fare informazione, allora è chiaro che vogliamo tutti essere video registrati e video ripresi. Se voi invece volete soltanto estrapolare una parola che io dico o una frase che io dico per mandarla in onda in maniera distorta, questo non è no? No, quella è la frase che io ho detto, e quello è il discorso che io ho detto da là alla Z. Stavo facendo un corso. Questo è quanto. Avvocato, però, scusami, termino un attimo. Se voi siete d'accordo, noi facciamo oggi una proposta che non sia quella di chiusura o che sia quella di elaborare il regolamento, gli articoli, gli emendamenti, con tutte le varie variazioni apportate da voi, da noi, eccetera. Nel senso del buon senso comune, però, non così. Giusto per perdere tempo. Poi facciamo conferenza dei capigruppo subito e poi facciamo nelle prossime 48 ore un consiglio comunale e approviamo il regolamento. Se diteci se ci se vi va bene o se non vi va bene. Perdonami avvocato, perché io stavo per dire più o meno le stesse cose. Allora, c'è una proposta che è stata fatta dal gruppo consigliare di maggioranza, piuttosto tempestiva. Piuttosto tempestiva. Voglio essere video ripreso. Non stai bene con i capelli. Voglio essere video ripreso. Però mi risulta che ci sono anche protocollate una ulteriore proposta, non di modifica, ma di integrazione al regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Una mi pare pervenuta da un privato cittadino e l'altra che è pervenuta, parlo della data odierna, dai 5 consiglieri comunali di opposizione. Allora, siccome a me su questioni specifiche di carattere generale, specialmente quando si parla di partecipazione, di trasparenza, di democrazia, di tutto quello che vogliamo, non piace il muro contro muro, la proposta che mi sento di avanzare, visto che c'è la vostra, la nostra e quella di un privato cittadino, che vadano tutte e tre in esame, ma un serio esame, tutte e tre in esame, perché altrimenti poi vanno in comparazione e poi succeda quel che succeda. E a questo punto, visto che deve essere un testo ampiamente condiviso da tutte le parti politiche, da queste tre proposte, ne dovrebbe, secondo me, a mio dire, uscire soltanto una da parte della competente commissione consigliare. Perché voi avete fatto le vostre ricerche per conto vostro, noi ci siamo documentati per conto nostro, la materia e la casistica è talmente ampia, perché io posso rispondere alle argomentazioni che mi sono state recapitate dal Presidente del Consiglio con tante altre argomentazioni e aggiornando sentenze e pareri del Garante sulla privacy che voi non avete o non avete avuto modo di leggere e che non si fermano al 2001-2002 ma arrivano sino al 2011. Quindi, detto questo, è necessario ormai, e plaudo alla lungimiranza del Presidente Maurizio Basile, di sospendere la seduta e che i tre testi, perché stiamo parlando, ripeto, del vostro, di quello nostro e di quello di un privato cittadino, vadano tutti e tre
all'esame della commissione consigliare. Questo sarebbe un gesto di grande, democrazia da parte vostra. Ma questo è quello che si intendeva. Però poi un'altra cosa e concludo. Se poi c'è qualcuno che giustamente perché qua ci sono due legali, io qualche elemento di diritto a scuola l'ho fatto, mi hanno insegnato che in assenza di espresso divieto, in questa sala non c'è un cartello che vieta le videoriprese, non vale alcun tipo di divieto. Bontà e correttezza vuole, tu hai detto, scusami se io ho del tuo, non voglio essere ripresa, la signora Mariolina lo stesso. Allora la richiesta che faccio a chi sta video riprendendo è che le persone che non vogliono essere riprese in questa stanza vada messo si sente soltanto la voce, poi trovate in modalità voi. Cioè, ma questa è una questione anche di scusa, però senza chiedere l'intervento della forza pubblica, l'intenzione era quella. Giustamente, l'intenzione era quella, però visto che c'era un muro una cosa la devo dire, contestualmente alla presentazione da parte vostra di questa proposta di regolamento, che è una proposta, noi abbiamo fatto un'altra richiesta sempre il primo dicembre, me lo ricordo benissimo perché facevo 30 anni il primo dicembre, quindi auguri. Dicembre? Sì. Quindi la sagittaria ci va. Ok. Allora, noi avevamo fatto una proposta contestuale alla vostra, che era quella di riunire la conferenza dei capigruppo perché si discutesse su questo argomento. Detto, Presidente, io che ma non è stata convocata la conferenza dei capigruppo. E allora si è arrivati al muro contro muro, scusatemi, lo volete voi muro contro muro? No. Aspetta, io sono abbiate pazienza. No, Angelo, non è questo. Abbiate pazienza. Scusate, posso parlare io anziché, scusate, posso prendere la parola perché poi non si debba dire, io devo dire che Maria Venere ha impostato anche da un punto di vista di diritto e ci trova in linea con lei. Però Maria Venere, mi dispiace, l'altro consiglio tu non c'è. E sono convinto che se tu ci fossi stata forse non saremmo giunti neanche l'assessore Spegolizzi, cioè, dove siamo arrivati. Io personalmente in quella seduta, dopo che ho visto quello che ho visto e hanno visto tutti, perché Maria Venere le tue parole sono bellissime, noi ci saremmo aspettati che prima di quel consiglio qualcuno ci chiamasse e ci dicesse scusatemi, sta succedendo questo, che cosa dobbiamo fare? Invece no, abbiamo assistito ad una cosa gravissima, l'ho detto, lo dichiaro e mi assumo le responsabilità di quello che dico, di un accordo, perché si vedeva che era preconfezionato. Noi non l'abbiamo mandato giù, perché noi siamo persone che l'abbiamo dimostrato più volte, noi siamo disponibili, vogliamo affrontare il problema in modo chiaro. Io ho fatto una proposta, poiché state facendo questo, Maurizio, tu te lo ricorderai la mia proposta, ho detto continuiamo le riprese. Il Presidente dica chiaramente a chi sta riprendendo che si deve assumere tutte le responsabilità, se mai sia ci fosse manipolazione su questo. Non solo ho detto, domani mattina conferenza di capigruppo, subito, immediatamente si discute. No, assolutamente pietà. Non solo, abbiamo mandato la prima lettera. Abbiamo mandato la prima lettera per dire guardate, in assenza di regolamento, noi abbiamo forti dubbi che ci possa essere l'oscuramento delle telecamere. Perché col regolamento, dice il garante, ci possono porre dei limiti, che è giusto che ci siano, ma non si può assolutamente vietare la ripresa. Noi di questo ne siamo convinti. Però il Presidente ha fatto un excursus, l'ha detto Angelo, di giurisprudenza che ahimè
sempre a modesto avviso è superata, perché parla di giurisprudenza del, prima dell'intervento della legge sulla privacy. Però accettiamo tutto, accettiamo anche i titoli che hanno dato a Gianfranco e avvocato ad Angelo Minetti. Correggete i titoli, perché evidentemente c'è qualche cosa che non quadra, ma non fa niente. Vi abbiamo sollecitato, di risposta ci avete detto, Maria Venere, no, non si riprende. E non si fa così, davanti a una lettera nostra, se è vero quello che dici tu, ci convocate, beh, dove dobbiamo arrivare? E io parlo per me. No, è giusto, dire, però Presidente, è chiaro. Non è Maria Venere, è chiaro, scusatemi poco. Se tutti siete d'accordo, e siamo tutti d'accordo, che il divieto imposto, e vedasi Presidente che le forze dell'ordine non sono intervenute, quindi forse qualche briciolo di non penso che sarebbero intervenuti, no, ma almeno questo è una mia conclusione, però non, è una mia valutazione sicuramente sbagliata. Però dico io, ma che male c'è adesso, poiché stiamo discutendo di un argomento serio, salvo che qualcuno, io ho dubbi su un personaggio pubblico che possa, però è un dubbio mio, che possa dire non voglio essere ripreso, salvo che non si tratti di questioni delicate, dati sensibili, malattie, eccetera, eccetera. Però il consigliere comunale, però può essere che mi sbaglio anche in questo, perché può essere, perché come diceva Angelo, la materia è così aleatoria, tra virgolette, l'unica cosa che ci può, si può scrivere tutto quello che si vuole, però dobbiamo solamente capirci su quali limiti. Sulla manipolazione, lo dico e mi assumo la responsabilità da parte di tutta l'opposizione, non la vogliamo neanche noi. Non la vuole nessuno la manipolazione. Io ad oggi devo dire che l'ho detto prima, non lo so se c'è manipolazione, se c'è stata, però Maria Venere converrà con me. La manipolazione è tutelata dai reati del codice penale, non c'entra niente il regolamento, questo spendiamo un velo pitto, cioè non andiamo oltre su questo, altrimenti ci offendiamo da soli. Su questo ci sono i reati del codice penale che prevede tutto. Quindi io faccio questo, tra virgolette, questa proposta. Aspetterei il prefetto. Attenzione, ove ce ne sia bisogno, perché se conveniamo tutti quanti che ci possono essere le riprese, e se qualcuno non vuole essere ripreso, mettiamoci pure il bollino, perché noi da parte dell'opposizione non vogliamo per forza, intendiamoci però su come vogliamo interpretare questi limiti. Come? Perché dal Consiglio è emerso, Maurizio, tu la vuoi vedere? No, perché non c'era, ma tu hai visto che poi alla fine era solo la manipolazione che si voleva colpire. Quindi però oggi, poiché si è aperto questo discorso, benissimo, accettiamolo, facciamolo, vediamo però su che cosa vogliamo mettere i puntini e mettere i limiti. Ma la Commissione è attiva su questo. Appunto, Maurizio, però facciamoli riprendere, perché stiamo... Allora parlo, perdonate, poi mi potete pure beffeggiare. Siamo tutti tranquilli perché vogliamo tutti la stessa cosa, quindi riprendeteci, tanto non ci sono problemi. Abbiamo capito il messaggio da parte di qualcuno. Io non lo so chi manipola queste immagini, però penso che tutti quanti, poiché abbiamo attaccato questa manipolazione, io penso che questo qualcuno, se c'è stata manipolazione, attenzione, se c'è stata, io non lo so, penso che questo qualcuno da adesso in avanti si riguarda. Cioè non penso che fa, almeno io ho questa presunzione, poi mi posso sempre sbagliare, poi è il mio solito. Però, allora, dato atto di questo, procediamo tranquillamente se tutti siamo d'accordo. Non c'è bisogno manco del prefetto se noi siamo tutti d'accordo nel dire ragazzi riprendete, state attenti alla manipolazione, perché sennò poi ha ragione a Maria Venere, sembra che la maggioranza non le vuole per chissà per quale motivo, quando poi di fatto stiamo concludendo, siamo arrivati tutti alle stesse conclusioni che le vogliamo, riprendeteci. Se qualcuno, Maria Venere, dice non ha fatto i capelli, quindi, no, ma la verità è che non li faccio io, quindi è questo. Il consigliere Popolo, allora, premesso, posso chiedere, perché sono sì, grazie, disponibile.
a farmi un riepilogo velocissimo di quanto mi sono perso. Velocissimo. Niente, praticamente si è aperto. Perché sto sentendo disponibilità per tutto. La commissione è sospesa. È sospesa la commissione perché il presidente in via preventiva ha detto bisogna sospendere le telecamere. Bisogna sospendere le videoriprese perché eccetera eccetera. Poi per i motivi che erano contenuti poi nella rete. Poi, se non ho capito bene, la Marilena giustamente ha dato un senso a quello che la legge, anche se la Marilena, io non mi sono fatto i capelli, non mi sono stretto, era una battuta, però giustamente la... Non l'avevamo capita bene. Però giustamente, secondo me, la battuta della Marilena la interpreto io, per l'amicizia, era per il momento, cioè giustamente visto gli anni, visto le cose. No, no, non ho visto. Era la provocazione, Giulio. Allora, a questo punto, però, poi le conclusioni. Spero di averle racchiuse, che tutti siamo d'accordo. Quindi, per quanto mi riguarda, noi possiamo fare pure una sospensione, tra virgolette, momentanea, presidente. Cioè, la maggioranza si quadra, noi ci quadriamo, ci possiamo aggiornare a 5 minuti se tutti siamo d'accordo sui principi delle riprese, che non ci sono problemi per nessuno, e si va avanti nella discussione dei tre regolamenti come comparazione. Se tardi ci possiamo aggiornare alla prossima, sempre. L'hai già chiusa, sì, l'ho già chiusa. Allora, io credo che questa commissione oggi sia stata salutare per tutti, che abbiamo chiarito le posizioni sia della maggioranza che dell'opposizione. Non c'è nessuna, per così dire, preclusione nei confronti delle video riprese, né il Consiglio Comunale né tanto meno delle commissioni. Quindi su questo siamo d'accordo e credo che sia stata molto salutare questa commissione sotto questo punto di vista. Io personalmente, ovviamente, non essendo componente della commissione, dovrà decidere la commissione, sono d'accordo alla proposta avanzata dal consigliere Minenna, quindi recepiamo le proposte di regolamento che ci sono giunte. Cerchiamo di fare un'amalgama, cerchiamo di metterle insieme, vediamo insomma quali sono i principi che bisogna accogliere e quali i componenti della commissione dovranno rigettare eventualmente. Quindi si confeziona un regolamento e poi tranquillamente si può procedere con la video ripresa. Nelle more? Nelle more decide il presidente. No, lei una proposta sua sarebbe auspicabile, un suo consiglio. Guarda, io direi nelle more, siccome ancora la normativa è molto articolata, direi nelle more di procedere ad una sospensione. Nelle more del regolamento, poi facciamo il regolamento e procediamo tranquillamente senza nessuna preclusione. Comunque, grazie al mio discorso, sai qual è? Io magari sto riprendendo dei concetti che avete già snocciolato. Mi scuso, sono arrivato tardi. Però il discorso è che non c'è alcun divieto, alcun limite, appare, perché nessuno di noi può dire ho le idee chiarissime su questa normativa che è farraginosa. Si accavallano leggi, regolamenti, note, per cui c'è un po' di confusione, ma sembra che un filo conduttore sia molto chiaro. Nel senso che in mancanza di regolamento non ci sono limitazioni all'audio-video ripresa dei lavori del Consiglio, a meno che non si tratti di dati sensibili che sono tutelati in via autonoma dalla legge sulla privacy, che riguardano la salute, che riguardano il credo politico e il credo religioso. Ovviamente, attenzione, credo politico e credo religioso di soggetti che possono entrare nel dibattito, non certo che riguardano i singoli consiglieri, perché ho letto, ed era simpatica quella nota, era un commento ad una nota per la verità, dice non si può immaginare che un consigliere abbia dei problemi a farsi riprendere o a dichiarare le proprie opinioni politiche per il semplice fatto che ha sostenuto una campagna elettorale, si è esposto e nessuno lo obbliga a fare politica. Quindi tutte queste riserve sui dati della privacy riguardano eventuali argomenti trattati, soggetti trattati. Per esempio, faccio un esempio generico: se io devo dare un contributo ad un soggetto che ha particolari patologie o a un portatore di handicap o per una classe di Rom, faccio per dire, no? Con dati riservati. Per il resto, limitazioni che non siano tutelate dalla legge. La manipolazione, dice bene Carlo, è tutelata in via autonoma. Quindi nelle more sarebbe auspicabile, sarebbe quasi giusto, visto che lo si è fatto fino ad oggi, lasciare le cose come stavano. È chiaro che della manipolazione ciascuno si fa carico. Potremmo dire nelle more, se ci sono soggetti, questa è una mia personale proposta, se ci sono soggetti
che hanno interesse alle videoriprese lo comunicano al Presidente del Consiglio, ma una semplice comunicazione non si può richiedere un'autorizzazione, in modo che il Presidente del Consiglio sa che Tizio, Caio, Sempronio stanno eseguendo delle riprese e si assumono le responsabilità di quello che faranno, giusto per avere una specie di accreditamento, perché ciascuno si prende le sue responsabilità. Ma inibire la videoripresa nelle more del regolamento significa comunque usare un atteggiamento intransigente che non trova nessun tipo di appiglio legislativo. Se vogliamo dare un'interpretazione al quadro normativo pur farraginoso, c'è una certa libertà, no? Al di fuori di quei casi tassativamente tutelati, per cui in mancanza di regolamento non c'è un divieto. I limiti eventuali, e l'ho detto nella sua relazione, nella sua nota, il Presidente è entrato in contraddizione nella sua nota, perché lo ha detto a chiare lettere che soltanto l'esistenza di eventuale regolamento può porre, ha usato anche il verbo potere, non deve, può porre delle limitazioni, lo ha ripetuto in tre circostanze. Per cui tutto ciò che poi ha portato come motivazione per limitare le riprese era una palese contraddizione. Quindi io direi, nelle more, se siete d'accordo, rimane tutto com'era. Si è ripreso. Ma perché? More, cioè voglio ma, dire, perché no, attenzione, no, eventualmente, perché se eventuali, attenzione, siamo intenzionali. Se però siamo intenzionali, ma guarda, piano spiaggio, hanno messo tutti quei chioschi perché in assenza di regolamento. A questo punto tu che dici? Il regolamento non lo faccio più, ma con la stessa cosa è, tu devi fare no, io sto parlando di un regolamento ragionamento mio vale per tutti le discipline, scusami, non intendevo questo, che un regolamento e il mio ragionamento può valere per tutti i regolamenti, io questo allora scusami, il principio amministrativo che qua c'è da il principio amministrativo che bisogna il principio che vostro è voi non fermate, ci vuoi non viene a un tempo, ma però dobbiamo decidere se ripeto o non ripeto.
Nell'amore significa posso riprendere. No, se lo vogliamo, se ne vogliamo. Non ho rispetto a prima, non è cambiato niente. Io parlo di mio personale, ingegnere, non parlo di niente. Stiamo utilizzando termini. No, però in amore, sto parlando proprio di quello che c'era. Ciao. Io quando ti chiamo di te. Scusa, c'è un vabbè, però ognuno è un altro. Ma no, 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 tanto ognuno può fare quello che vuole. No, ma non è così, un rumore, è fondamentale. Allora, se tu dici così, dai per scontato che la tua proposta sia migliore di, quello, di quella di altri. No, e io questo, no, anzio, non l'accetto. No, assolutamente. Allora, scusa. Un parere mio personale. Se ti dico, un parere mio personale. Se ti dico, qua, non come qui, scusami, chi più, chi meno, ha studiato l'italiano a scuola, più o meno. No, nelle more, cosa significa? Ti faccio un esempio. Ti faccio un esempio. Si deve fare. Si deve fare, sono in carico, c'è l'officina bianca, d'accordo, ma significa che a casa fare un pubblico e non vale niente. C'è un PRG. No! Vedi Angelo, d'accordo, ma è logico che non è un ragionamento, non è che è stesa su tutti i regolamenti, ma un ragionamento, il presidente della commissione si è espresso la bella stessa risposta. Questo è il discorso, perché se vogliamo calpestare le istituzioni, chi lo fa chi se la sente? Ma io non me la sento. Il rispetto delle istituzioni è alla base di tutto, va bene, la tutela della società. Presidente, il rispetto delle leggi, purtroppo c'è il rispetto delle leggi, purtroppo poi a quello ci... Allora il garante fa alcuni passaggi, il garante, signorina, io non voglio essere ripreso. Signorina, io non voglio essere ripreso. Ciao. Presidente. Ci sono alcuni. Scusa, pensavo che si vino. Scusa. Ci sono alcuni passaggi del garante che io ce l'ho. Sì. Poi anche ci abbiamo. Dove si esprime e dice che in assenza del regolamento i consigli comunali possono essere ripresi solamente dalle persone che sono attribuite professionalmente, tipo il giornalista. Quello vuol dire che chi si mangia in quattro cose è superato dal regolamento, è superato dal 2000. Dimostralo, che dicevi, dimostralo. Del grande della privacy che è dopo il pronunciamento che è una volta nella sua lettera, e quindi c'è più di tanto, io ho già dimostrato, dimostrerò di nuovo la stessa cosa. È l'apertura che hai intravisto. Io per concludere quello che ho detto, ma non la mia proposta è questa. Si sa che non fa parte della commissione, stiamo parlando così. No, ma tutti i possono proporre. La mia proposta è questa. Noi andiamo avanti per l'approvazione dello statuto. Una volta finita l'approvazione dello statuto, lasciamo del regolamento, lasciamo aperto.
a tutti coloro, perché noi siamo per prima che vogliamo essere ripresi, perché anche noi vogliamo che i cittadini siano informati dei lavori, va bene, che noi facciamo nell'interesse pubblico di azienda. Posso fare una domanda? Posso fare una domanda? Sì, dimmi. Perché questa accezione non è nata il primo giorno di insediamento? Il primo giorno di insediamento di questa consiglia. Non c'era il problema. Tu vuoi sapere un'altra cosa? Vuoi sapere, tanto io sono una persona sincera, padre. Io non sono uno che falsifico le cose che dico oggi, perché domani falsifico le cose il giorno precedente. Perché sono della piena convinzione che la persona corretta e che è sincera di quello che dice ha sempre più, è sempre più trasparente, quindi e viene sempre molto più apprezzata. Io ho delle videocamere in consiglio comunale, sai, quando sono entrato in conoscenza, un consiglio precedente a quello del 30, quando poi quindi dopo abbiamo approvato che c'erano stati già due consigliati che erano stati ripresi i consigli comunali con la ripresa nascosta dietro i bracci delle persone. Ma che mi sto spiegando? Prima di prendere le leggi, a sto punto si prende lo zanghiere della lingua italiana, la voce trasparenza. Non si può dire trasparenza senza ripresa, non si può dire trasparenza e poi non pubblicare le leggi, non si può fare doppio gioco. Questo non si sia trasparenza, si è trasparenza, si è trasparenza, non si è trasparenza, ma nessuno sta mettendo il gioco di questo. Siccome c'è una legge dello Stato, non siamo qua contro la legge, ci denunciano. Io sono contro, non denuncia nessuno, io perché da persone civili sono convinto che con il dialogo superiamo i problemi. Non dobbiamo andare qua a faccia aperta a poi. Io sono d'accordo, sono d'accordo. E poveri siamo tutti noi, da voi, che siamo consiglieri comunali, ci sono spirito di collaborazione. Guardiamo e affrontiamo. Ho fatto una domanda seria. Purtroppo in tutte le cose per raggiungere no, l'obiettivo unitario, ogni parte deve fare un passo dietro. E in questa circostanza voi dovete fare il passo dietro come noi stiamo facendo comunque. Quando io dico una volta approvato il regolamento, è lì però per tutto. Presidente, posso. Quindi fate anche voi il passo dietro. Lasciateci lavorare per approvare il regolamento. Io non faccio il passeggero, se il passeggero che fa le valenze, quello che dopo sarà aperto a tutti. No, non è il passeggero che già adesso. Ma tu sei convinto che una volta approvato il regolamento che il video di imprese le potete fare lo stesso? Io vi giuro che la legge dello Stato. Quanto sarà entrato? Ma ci sono le leggi dello Stato, Presidente! Poi vedrai! Ma voglio... Stai facendo una situazione gravissima! Non sto facendo niente! Una risposta! Presidente, poi me la farò io una bella risata su quanto tu sai! Io sai, tu stai dicendo... Presidente, dai un chiarimento, hai detto prima che aspettate che si approvi il regolamento... Parliamo una volta ciascuno. Siccome la sulla prima proposta quella rimane sempre valida. Però sempre con il punto che dobbiamo fare una consiglia di ciascuno. È stata fatta la ripresa. Se facciamo un passo indietro ciascuno rimane valido. Se nelle altre incontri di consiglio invece facciamo fatta la ripresa. Sì o no? Così difficile rispondere. Sapevo che non era vero. Sempre presente in prima fila. Tu hai lavorato. Una seconda
Fatto da un altro per eliminare ma tu devi lasciare la vita, non è di farlo la stessa nelle more del regolamento. Se sei italiano, sei italiano nelle more del regolamento. E no, mi sembra di no, perché tu già stai bloccando la ripresa nelle more di che cosa? Nelle more. Nelle more continua il precedente, non continua di nuovo. Carlo, però ti ho detto allo viaggio che è un comportamento così intelligente e da puro comunista russo. È vero. Ma se comporta come... È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Oggi blocco qualsiasi sistema in attesa di fare l'altro evento. Oggi è la migliorizzazione, domani sarà qualcos'altro. Ma un regolamento, ma un regolamento di Osho, ma poi andiamo a fare io sai quando sono